ki kwa? Kouman se bese wè? Yow, chou wè nèk yow? Yany deg an? Yany deg? Ok tou abla? Mèm! Mèm ki nan se fatèl lò? Yo men ma gò, se tou chizè! Evèm akè scelto! Di uccidere un immigrato per le strade di questa città! E per noi non è solo un immigrato, è molti di più! È un essere umano che vive con noi anche oggi! Quello che è successo ieri non è un caso, non è il gesto di un folle, è il frutto malato di un clima tremendo, di razzismo, Davvero? Razzismo che è cresciuto giorno dopo giorno in questi anni, in questa città, in questo paese e non solo, in tutta Europa. Questa è la verità, l'odio razzista cresciuto in questi anni ha portato i suoi frutti. La strage di Macerata, gli omicidi di ieri, tutto è il frutto dell'odio razzista che i partiti politici, innanzitutto le destre, i fascioleghisti, Salvini, l'estrema destra, hanno voluto far crescere in questo paese. È ora di dire basta, è ora di unirci, è ora di imparare a guardarci negli occhi, fratelli e sorelle, qui si tratta di ricostruire la convivenza tra le persone, non è soltanto per il bene degli immigrati e delle immigrate in questo paese che abbiamo bisogno di reagire, come abbiamo fatto nel 2011, quando a migliaia abbiamo invaso questa città, per dire no al razzismo, per difendere l'umanità. Di questo c'è bisogno, di costruire solidarietà, di imparare a stare insieme, di sconfiggere il razzismo con una battaglia di idee, culturale, sociale.